Il 16 dicembre si celebra il prodigio del sangue di San Gennaro, il patrono di Napoli. In questo video voglio raccontarvi la storia e il mistero di questa reliquia, che da secoli affascina e commuove i napoletani e il mondo intero. Un modo per prepararci al Natale, ricordando il legame tra fede e tradizione. Ciao, sono Procontro, il canale che ti racconta le storie più strane e incredibili che sono realmente accadute. Ogni video ti fa scoprire fatti di cronaca, curiosità, misteri, avventure e molto altro. Ti stupirai, ti divertirai e ti informerai con i nostri video. Allora, mettiti comodo perché si inizia. Benvenuti in questo viaggio attraverso la storia e il mistero del sangue di San Gennaro, il patrono di Napoli, la cui reliquia è avvolta in un'aura di devozione e leggenda. La storia di San Gennaro. San Gennaro, vescovo di Benevento, visse nel III secolo d.C. e morì martire durante le persecuzioni di Diocleziano. La sua vita fu segnata dall'amore dei cristiani e dal rispetto dei pagani. Dopo la sua morte, il culto delle sue reliquie crebbe, e i napoletani si rivolsero a lui nei momenti di bisogno, specialmente durante terremoti ed eruzioni del Vesuvio. Il prodigio. Tre volte all'anno, il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, si verifica il prodigio. Il sangue di San Gennaro, custodito in due ampolle nel Duomo di Napoli, si liquefà miracolosamente. Questo evento è atteso con grande entusiasmo dai devoti, che si accalcano per assistere al miracolo e rendere omaggio al santo. Miracolo o scienza? Il fenomeno ha suscitato l'interesse sia dei fedeli che della comunità scientifica. Alcuni ricercatori hanno cercato di spiegare il mistero attraverso la fisica, ma ogni volta che sembra vicina una risposta, San Gennaro sorprende tutti con un nuovo colpo di scena. Ma cosa dice la Chiesa? Ufficialmente, il Vaticano non considera la trasmutazione del sangue di San Gennaro un vero e proprio miracolo, ma un prodigio. Tuttavia, molti pontefici si sono affidati alla sua benedizione, testimoniando la profonda devozione che lega il santo alla città di Napoli. In conclusione, il sangue di San Gennaro rimane uno dei più grandi misteri della fede e della scienza. Che si tratti di un miracolo o di un fenomeno naturale, continua a essere un simbolo di speranza e di unità per la comunità napoletana. Prima di salutarvi, vi invitiamo a diventare parte della nostra comunità su Procontro. Se vi è piaciuto questo viaggio nel mistero e nella storia, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i nostri futuri video, e lasciate un like se desiderate vedere altri contenuti come questo. Grazie per aver guardato, e ricordate, la curiosità è il primo passo verso la scoperta. A presto su Procontro!